qui c'è una ciclabile, si interrompe a 20 metri da quel passaggio da quel passaggio pedonale. Noi abbiamo chiesto più volte all'amministrazione di fare questi 20 metri come di là, con una striscia gialla e una monodirezionale. Una maggiore sicurezza lungo le strade aretine, questo è l'appello lanciato dalla FIAB di Arezzo. Qui ci troviamo in via Alessandro Dal Borro, dove c'è un'altra pista ciclabile interrotta. Secondo le ultime statistiche pubblicate non più tardi di una settimana fa da Sole 24 Ore, Arezzo sembrerebbe una città ciclabile. In 5 anni un aumento del 30% non è poca roba, consideriamo quello. È che dal 2016 a oggi, che siamo al 2018, la situazione è statica, anzi direi che di quel poco che era stato fatto è stato tolto, cioè la ciclabile di via Petrarca non esiste più. Ancora una pista ciclabile a singhiozzo nel centro cittadino di Arezzo, come potete vedere la pista ciclabile alle mie spalle si interrompe proprio all'attraversamento pedonale. Ci troviamo in via Porta Buia, pochi metri da via Petrarca, orfana della sua discussa pista ciclabile dopo il restyling dell'asse. Mi stavo facendo una risata ora, perché io voglio andare dalla parte di là, no? E per andare di là faccio tutto sto trafilo qui, che è una cosa non coerente. Qui adesso come si prosegue? Così, come si è sempre fatto anche quando le strisce non c'erano. In che modo? Rispettando le regole della strada.